Assessore Stella Marino, come rendere Roma più camminabile? Sicuramente promuovendo il camminare anche grazie all'iniziativa di Federtrek che già l'anno scorso ha organizzato insieme a noi la giornata del camminare. L'altro anno, tra l'altro, io ho fatto proprio il percorso all'interno del Parco dell'Appia, dove oggi ci troviamo. È stato un bellissimo percorso all'interno dei parchi perché l'altro anno abbiamo dato valore anche a tutto il tema del verde urbano e dei parchi. È ovvio che dare il buon esempio e far vedere ai cittadini che si può fruire della città anche attraverso il camminare, a noi che siamo un po' più abituati invece a viverla in automobile, secondo me è un bellissimo messaggio da dare. Il 12 ottobre ci sarà la giornata nazionale del camminare organizzata da Federtrek. Verrà con noi? Assolutamente sì, appunto come l'anno scorso credo di aver fatto 13-14 km, fra l'altro con noi anche la Presidente Boldrini e quindi abbiamo fatto una bellissima passeggiata nel parco, anche quest'anno non so ancora bene in quale percorso, ma ce ne sono tanti da quello che ripercorre la Francigena, a tanti percorsi che poi si aggiungono. L'anno scorso fino all'ultimo abbiamo inserito dei tratti perché i cittadini si sono giustamente auto-organizzati, hanno fatto il loro percorso con l'arrivo finale. L'altro anno era ai fori per la pedonalizzazione dei fori, quest'anno l'arrivo di tutti a Piazza Espagna che è un altro pezzetto della città pedonalizzato. L'11 ottobre lei aprirà il convegno a piede libero. Sì, noi abbiamo collegato i due temi, è sempre Federtrek che insieme a noi ed altre associazioni organizza il convegno, l'altro anno abbiamo fatto la camminata, quest'anno riflettiamo anche un po', quindi il convegno serve per ragionare su come il camminare aiuta tante cose ed è un ottimo strumento per fare turismo, molto sostenibile, è uno strumento assolutamente utile per la qualità della vita e per la salute ed è uno strumento e serve tanto anche a valorizzare le bellezze ambientali che sicuramente camminando si possono fruire molto meglio. Quindi noi, oltre alla giornata del camminare, quest'anno facciamo anche un'iniziativa di discussione in città. Grazie.